Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata dalle vacanze. Partiamo subito con un video ancora un po' vacanziero in collaborazione con Giorgia Bassano. Ciao Giorgia, vi lascio sotto il link video sui prodotti top dell'estate, tutti i prodotti con i quali io mi sono trovata bene o dai quali io sono ossessionata. E non sto parlando solo di beauty, ma anche di moda, accessori e tecnologia e anche magari qualche abitudine o qualche cibo. Partiamo subito con la categoria, diciamo, quella più utilizzata, più sfruttata per questo video, che è la categoria beauty. Partiamo appunto subito dalla cura dei capelli. Come chi mi conosce lo sa, e come vi ho anche già detto voi, io ho i capelli sfigati perché sono fini e sono grassi. Molti prodotti li appesantiscono. Finché non ho iniziato a scoprire dei prodotti che mi hanno, diciamo, salvato il capello, e la Fito Italia, mi sono stati inviati questi tre prodotti che sono appunto Fitoplage. E sono appunto dei prodotti per l'estate, soprattutto per il mare, la piscina. Allora, questo prodotto qua è lo spray riparatore e lo sto usando poco perché sto provando altri prodotti poi da recensire, però quando ho iniziato ad utilizzarli, li ho utilizzati tutti e tre e devo dire che anche lo spray è ottimo. Io ho utilizzato, difatti sono quasi finiti, questi due prodotti, li ho utilizzati anche al mare, che sono lo shampoo reidratante e la maschera riparatrice. Mi sto trovando benissimo sia al mare sia in città. Come invece, diciamo, il dopo lavaggio dei capelli, sto prediligendo in questo periodo questi due prodotti della Bumble & Bumble. Mi sono stati inviati insieme anche ad altri prodotti che vi farò vedere poi più avanti perché sono poi da utilizzare verso l'autunno. E mi devono arrivare ancora altri prodotti. Io della Bumble & Bumble avevo già provato, che mi avevano dato la fialetta campioncino, ma mi deve arrivare l'olio, che è spettacolare. Lo posso utilizzare anche a capello asciutto e anche magari un giorno dopo l'altro, e non mi ingrassa assolutamente il capello. Un miracolo, insomma. Al mare, ma anche in città, sto provando BB Repair Blow Drive per capelli danneggiati e secchi da mettere appunto, io lo metto subito dopo la doccia a capello, ovviamente lo friziono, comunque a capello bagnato. B&B Hairdressers Invisible Oil, ben asciutto prima della piastra, metto questo, lo tengo un po' in posa e poi dopo passo la piastra. Fenomenale. Oltretutto io questi due prodotti qua, al mare li ho utilizzati anche quando non mi asciugavo i capelli e non mi passavo la piastra, perché c'erano delle sere che non uscivamo e che quindi i capelli li lasciavo proprio al naturale e sono meravigliosi. Passiamo invece ai solari. Nei mesi precedenti ad andare al mare io avevo già fatto delle lampade, quindi non avevo bisogno di una protezione alta. Quindi ho preso la Varian Tropic Satin Protezione 8 e il Doposole all'aloe vera in gel. Allora, questo mi sono trovata da Dio. Oltretutto tiene tantissimo dopo aver fatto il bagno. Ho protetto la pelle, non me l'ha bruciata. Anche i giorni dove magari andavo in spiagge bianche o comunque. Questo qua, se me aveste chiesto come mi trovavo poco dopo averlo utilizzato la prima volta, vi avrei detto malissimo, perché sembrava che mi che fosse appiccicoso. In realtà si asciuga e anche abbastanza in fretta,
sembra che rimanga appiccicoso, in realtà poi tempo di asciugarsi ed è anche questo fenomenale. Altri due solari, l'altro è da qualche parte, sono questi qua della nuova linea di solari Sol Protezione Più della Bottega Verde. Mi hanno mandato solo protezioni alte. La protezione 50 Stefano la utilizza sui nei, essendo che è rasato, ha dei nei in testa. Anche il doposole, io ho questo qua per il trattamento viso ed è fenomenale. Un'altra crema che ho utilizzato molto come doposole, anche come, ma è anche una crema viso giorno notte, è questa qua che mi è stata inviata dalla Lierac, Hydragenist Aqua Bomb Hydratant ossigenante e rimpolpante. Ragazzi, è freschissima e lascia veramente la pelle fresca, dove è un po' irritata comunque la va a rinfrescare molto, effetto immediato, e idrata tantissimo, è ottima anche come doposole nonostante non sia formulata per essere un doposole, però proprio questa sua azione rinfrescante è fantastica, insomma. Meno male che esistono i tagli make-up. Allora, come vedete, io per pigrizia non sempre mi trucco tanto. Ci sono, d'estate c'è il gelato, d'estate c'è la granita, d'estate c'è il mare, i colori che mi piacciono tantissimo e li trovo perfetti per l'estate. I primi sono questi qua della Pupa. Uno è questo colore qua, fucsia, fluo, che io sinceramente adoro. Spero che si riesca a vedere, è questo viola turchese, i due colori storici dell'estate che sono il corallo e il turchese. Allora, di corallo io ho diverse cose, vi faccio vedere questo qua dell'Astra, i Steamy Frost della MAC, non so se... turchese è meraviglioso, ogni volta che vedo questi colori dico... Noi ce l'hai già. Parte tecnologia. Trovate due di queste a 9,99 euro su Amazon ed è fantastica. Vedrete poi nel vlog tutte delle riprese sott'acqua. Vedrete i pesciolini, eccetera, eccetera. Con questa cover mi sono divertita tantissimo. Come poter far mancare le fantastiche batterie esterne, che quelle tutto l'anno vanno bene. Funziona anche come pila, non chiedetemi a che cosa serve, però è così. Questa cover qua non è solo perché era carina Topolino, questi due pirulitti qui, questi due cosini che servono per coprire sia il buchino dove sia l'attacco per il caricabatterie sia quello per gli auricolari. Parte moda, accessori per la spiaggia. Quando in spiaggia devo sempre avere, o in piscina devo sempre avere due cose fondamentali: due pochettine. Puoi mettere solari, spazzolina, spazzolina da viaggio, un'altra cosa che io amo quando viaggio. Un'altra, questa qua è di Stradivarius, io ne ho un'altra, ne ho portato al mare quest'anno un'altra di Stradivarius con tutte le palme, quindi era anche a tema, però ve la faccio vedere così, dove invece metto il portafoglio, batteria esterna, cellulare, fazzoletti. Borsa per il mare, allora, borsa per il mare ovviamente ce ne sono tantissime, e ho una della Desigual che è enorme, solamente che è da mia mamma e l'ho dimenticata. Ho usato questa. Questo qua è il sacchetto che danno alla Desigual quando magari comprate qualcosa di grosso. È fatto così, quindi non è proprio l'ideale per il mare. Io mi sono trovata comunque benissimo, perché o era questa o era la valigia, ma non mi sembrava il caso. Anche abbastanza resistente, e la spiaggia e tutto, salsedine, eccetera. Quando sono arrivata a casa ho detto ok, ti lavo in lavatrice, vediamo cosa ne esce fuori. Non si è rovinata. Per rimanere in tema spiaggia, i costumi. Io sono già una casinista, in più ho alcune cose ancora a casa di mia madre, altre a casa di mio padre, è un casino.
i costumi sono uno di quelli. Io consiglio tanniere reggiseno a tinta unita, che poi potete mischiarli e quindi avete sempre un costume diverso. Io ho preso queste due qua da The Zenith, sono delle mutandine molto molto semplici, asciugano in frettissima, oltretutto sono anche molto comode. Mi sono comprata questo qua triangolino, adoro! Roba proprio da vestire. Le mie scarpe dell'estate non potevano che essere loro, le espadrillas. Le mie ciabatte dell'estate sono state ancora una volta loro. Le Birkenstock prese 2 anni fa. Io le adoro, sono comode, sono poi appunto prendendole in plastica, sì, comunque prendendole in gomma, plastica, quello che è, in questo materiale le puoi lavare in lavatrice, le puoi sciacquare, le puoi preparare dove vuoi. Altro paio di scarpe top per l'estate, che ora molti di voi diranno che sono scene, a me piacciono, ma soprattutto sono molto comode, sono queste qua della Native Shoes. Allora, vi volevo far vedere questo cendolino. Intanto guardate il packaging, che carino, che è stupendo. Questo cendolino che mi ha inviato un'azienda americana che si chiama Moonstone Magic, devo ancora, lo vedrete poi presto sul blog, che è questo ciondolino qua. Il mio orologio, perché sarà l'unico orologio che metto davvero, che mi piace davvero, è sono i nuovi orologi dell'Hip Hop Watches. Avete visto il post sul blog. Questo bracciale qua con la chiusura fatta in legno con il gancio, fatto così. E oltretutto si può anche un po', si può girare, far così, si può magari mettere così, insomma si può fare diverse cose. Mi piace tantissimo, l'ho presi un po' di anni fa in Sardegna, lo pagai tipo 7 euro o 5 euro. E ce ne sono di diversi, ne ho visto anche un altro a Carlita Dolce, che l'ha preso sempre in Sardegna, e poi ne avevo visto un altro su una bancarella, quindi ce ne sono di diversi. Io li ho solo visti in Sardegna, non so se ci siano anche in altri posti. Io l'ho trovato perfetto con questa collana, che questa invece è corallo vero, e me la portò mia mamma diversi anni fa dall'Egitto. Cosa, la mia pochette dell'estate, perché l'ho messa diverse volte e mi piace, è questa pochette qua che ho preso su Amazon della Just Stop. E questo toppino a triangolo, fatto tipo stile uncinetto, di Pull&Bear, che mi piace tantissimo, oltretutto perché è una delle poche cose che posso portare senza reggiseno. Questa canotta che è pure al contrario, ma non importa. Presa da mia mamma a Madrid in un negozietto con questo particolarissimo taglio sulla schiena, e poi questa fantasia, questo motivo qua fatto così. Tutti d'estate devono averli, perché sono comodi, sono belli, stanno bene con tutto, e io li volevo da tantissimo tempo. I Bermuda di jeans, tema sport, una cosa che io trovo comodissima per dormire, soprattutto d'estate, e voi donne mi potete capire che le tette sudano. Una cosa che trovo comoda per lo sport, reggiseni sportivi, sono di The Zenith, sia così, molto carina questa. Un'altra cosa molto comoda per lo sport, ma soprattutto per quando hai caldo, è questo asciugamanino qua. La marca è questa qua, Enduracool, che è l'asciugamano brevettato da Serena, la tennista Serena Williams. È in microfibra, lo bagni, lo strizzi, lo tendi in modo anche un pochino energico per far incanalare l'aria, e questo per un'ora ha la capacità di mantenerti fresco e di riportarti alla tua temperatura ambiente. È
fenomenale. Le mie canotte dell'estate, quest'estate al mare, soprattutto dopo che ho perso qualche chilo, potevo permettermi le cose un po' più attillate, sono questa qua e l'altra, sempre di Yundis, sempre presa l'anno scorso in Francia, è questa qua. E questa qua con la scritta I love Ken, e dietro, anche questa da lavare e si vede, e dietro è fatta così. Ultima cosa, questa minigonna di Bershka che ho già da qualche anno, fatta a righe, e mi piace tantissimo, è comoda, è perfetta, io la usavo tantissimo al mare. È veramente veramente bella. Quando riguarda il cibo, una cosa che io, che per me non può mancare tutto l'anno, è il gelato. Il gelato d'inverno, d'estate, primavera, autunno, se ci fossero altre 10 stagioni, anche in quelle altre 10 stagioni. Il gelato per me è il primo dolce che mia mamma mi ha fatto assaggiare da piccola. Ha detto che ho fatto una faccia tipo... città sono più propensa per i gelati sciolti, quindi quelli in gelateria. In spiaggia quello che non può mancare verso le 5, le 6 è il gelato confezionato. Altro prodotto food dell'estate è la crema caffè. Altro prodotto meraviglioso di quest'estate è quello che ora vedete in chiave un po' disordinata, questo telo, che ovviamente si può comprare in spiaggia o nelle bancarelle. Bene, il video è finito, avrò fatto tre quarti d'ora di video perché io non sono una persona prolissa. No, no. Mettete un pollice in su solamente per i tagli, iscrivetevi al canale qua sotto per chi mi guarda dal computer, qua sopra per chi mi guarda dal tablet, cellulare, eccetera. Vi invito tutti quanti a andare a vedere il video di Giorgia e iscrivervi anche al suo canale, vi lascio comunque qua sotto il suo link, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!